È un'emozione incredibile. No, non mi so, non so spiegare questa emozione, ho un'adrenalina. E abbiamo aspettato 17 anni. Quasi 18. Io ne ho 18 e stiamo dal 2001. Però, cioè, io sto dall'80, diglielo. Il mamma sta dall'80, invece avevo un anno quando siamo andate nelle vele. Nella vela non ci può stare più. È diventato invivibile, cioè stiamo sopravvivendo, cioè non si può stare più. Oggi è un giorno importante per la città. Finalmente riusciamo a vedere l'orizzonte di una nuova era per un quartiere che era periferia e sta per diventare centro della città. Significa molto questo, significa innanzitutto guardare Scampia senza i filtri del già detto da chi non conosce Scampia. Scampia ha un tasso di disoccupazione pari a tutto il nord-est d'Italia e soprattutto ha una popolazione, il 50% della popolazione di Scampia ha sotto i 25 anni. Abbinato al fatto che c'è una dispersione scolastica elevatissima, noi dobbiamo fare due conti e capire come Scampia deve avvicinarsi a Napoli. E noi oggi dimostriamo di non solo di essere vicini ai cittadini, ma di aver capito che Scampia per noi può rappresentare un'opportunità e non un problema. Quell'immagine che veniva accomunata a Gomorra la cancelleremo, ma soprattutto voglio sottolineare la dignità di queste persone che io in questi anni ho conosciuto nei momenti belli come oggi, ma anche nei momenti assai difficili, e non hanno mai perso il grande cuore e la grande dignità di abitare in un luogo difficile, complicato e rimanere a testa alta e con la schiena dritta. Entro fine mese i nuclei familiari delle vele potranno entrare nei 60 nuovi alloggi. Stamattina si sono concluse le assegnazioni e si apre una nuova fase del progetto Restart Scampia, che proseguirà con l'abbattimento della vela verde e la riqualificazione del quartiere. Le operazioni successive riguarderanno la rigenerazione della vela celeste, che in un primo momento sarà ancora definita per l'abitare temporaneo, e poi con l'abbattimento delle ultime due vele. E subito dopo si passerà alla rigenerazione dell'intero lotto M, e lì si lavorerà su quelli che sono i servizi urbani integrati, attrezzature collettive, servizi di interesse comune, standard di quartiere, la nuova sede della città metropolitana, si interverrà all'interno del parco della socialità, si interverrà sull'edificio della stazione e tutte le aree di accesso, e si porteranno a completamento anche i programmi residenziali nella misura limitata e compatibile con quanto previsto dal piano regolatore. Insomma, una grande operazione di progettazione e di rigenerazione urbana per un'area che oggi occupa davvero, se vista la scala metropolitana, una centralità, una grande centralità di una città continua che va da Napoli a Caserta. Innanzitutto è un'emozione anche nostra, perché dietro questo c'è una lotta, innanzitutto una lotta del comitato, degli abitanti di Vele, ma anche una lotta nostra, una vittoria della città. Sì, entro i primi di febbraio tutti i nuclei assegnatari, come si sta vedendo adesso, si trasferiranno materialmente negli alloggi nuovi. Il giorno dopo si cantierizza e, da quello che so io, perché già c'è la ditta, c'è tutto, è stato contrattualizzato, ci vorranno una trentina di giorni per arrivare all'abbattimento. Quindi ormai siamo proprio in fase di countdown finale. L'emozione è davvero grande, un obiettivo raggiunto a cui ovviamente ne seguiranno altri, che sono le altre vele. Fatto storico che il progetto Restart Scampia, in cui oggi avviamo l'iter finale dell'abbattimento, porti la firma del sindaco di Napoli, dell'Università di Napoli e del Comitato Vela. Non esiste precedente nella storia d'Italia, quindi stiamo scrivendo la storia di un luogo complicato, e davvero c'è l'emozione di tutti, a cominciare dagli abitanti, ma ve lo assicuro anche da parte mia.